Primi giorni di lavoro, ma con l'incognita mercato. Per Federico Guidi le sedute iniziali nella sua nuova avventura in biancorosso dovranno tener conto che quella attuale del Teramo è una rosa solo parziale che andrà puntellata anche e soprattutto in relazione alle probabili partenze di alcuni calciatori sotto contratto, come ad esempio Pietro Cianci. Il Palermo è sempre stato in vantaggio sul Padova, ma per il momento non ci sono ancora le firme sui contratti. E questo rende tutto abbastanza provvisorio. Il Teramo dovesse andare via Cianci, ha fatto un pensierino su Santaniello, che tuttavia viaggia sulle stesse cifre dell'ex Bari, e questo tiene ancora la questione in stand-by. A disborso simile o quasi, il diavolo sarebbe tentato di tenersi il proprio giocatore. Nella trattativa Santoro-Brescia invece i biancorossi hanno mostrato interesse per l'esterno attacco Andrea Ghezzi, classe 2001 delle Rondinelle, che piace e che potrebbe essere la parziale contropartita nell'affare che potrebbe riguardare il passaggio in Lombardia del centrocampista siciliano. Ghezzi ha disputato anche 6 gare in cadetteria in questa stagione ed è reduce da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai giochi nell'ultima parte dell'annata. Per quanto riguarda Costa Ferreira, invece, il portoghese svincolato non sembra essere nei radar del diavolo, che ha lasciato che il contratto scadesse e che non pare intenzionato a proporgliene un altro. Costa Ferreira è un giocatore bravo, che avete ammirato, ora non è un giocatore del Teramo. Ora Costa Ferreira non c'è, non ha senso parlarne. Non è in valutazione. Per questo il procuratore del centrocampista si sta guardando intorno alla ricerca di una sistemazione. La missione di Guidi invece sarà quella di rilanciare Domenico Mungo, che dopo 2 annate con molte più ombre che luci e col contratto in scadenza 2022 deve dimostrare di essere il valore aggiunto di un reparto offensivo o comunque a ridosso della prima linea, che in un colpo solo ha perso tutti e 3 i trequartisti titolari, Bombaggi, Ilari e appunto Costa Ferreira. No, Mungo è un giocatore forte, non c'è collocazione, Mungo in ogni spazio del campo, scusami se ti ho frenato, ma perché è un tasto che io sento particolarmente, sono sensibile quando mi rammentano Mungo, perché io l'ho ammirato già quando era a Pistoia. Secondo me Mungo è un giocatore da delle abilità incredibili, che può interpretare qualsiasi spazio del campo, un giocatore moderno, e secondo me è un giocatore che potrà far divertire e spero di averlo con me sempre. Per la questione portiere infine arriverà dal Genoa il giovanissimo Giuseppe Agostino, classe 2002, e che con Valentini si giocherà un posto da titolare, al netto del fatto che il diavolo possa ulteriormente intervenire sul mercato. Per Agostino, con la primavera rosso-blu 23 presenze e adesso la prima esperienza in una prima squadra.